diamo la parola al consigliere Consalvo perché già abbiamo sottratto troppi minuti. Prego, consigliere Consalvo. Mi perdoni, brevità, perché le è stato sottratto tempo. Sarò molto veloce perché tanto è un argomento specifico per cui voi recuperate sicuramente. La domanda è semplice: alla luce del dissesto sappiamo che una serie di servizi sono stati interrotti, ridotti, bloccati, eccetera, eccetera. Mi preme sottolineare la situazione del canile, o quantomeno non del canile adesso di Lucera, ma dei cani che vengono gestiti da un'associazione Empatia che gestiva prima il canile di Lucera. La situazione è che l'associazione Empatia non riscuote da giugno, se non ricordo male, i compensi. La situazione è molto grave perché siccome i fornitori del cibo per i cani non forniscono più il prodotto perché non vengono pagati, so anche che da gennaio si pagherà l'anno corrente, ma pare che questi fornitori vogliono anche quantomeno una parte del pregresso, non so adesso in che termini. È chiaro che l'associazione poi non sarà in grado di gestire il servizio, per cui prima che si interrompa un servizio con tutte le conseguenze, ma soprattutto tenendo presente le conseguenze per gli animali, non per l'associazione ma per i cani, io chiedo all'assessore, che non so chi è competente, l'assessore competente in questo caso. Assessore Nicola Di Battista. Che c'era. Vabbè, ok. Io chiedo qual è l'intenzione dell'amministrazione, come vogliono procedere per poter evitare che anche questo servizio corra il rischio di essere interrotto, con, ripeto, gravi conseguenze per gli animali. Grazie consigliere Gonzalo. Vista l'assenza dell'assessore Di Battista, o le verrà fornita una risposta dopo, o magari le verrà fornita per iscritto, visto che è uscito. Può rispondere il sindaco, prego. È una di quelle risposte che probabilmente lei, consigliere Gonzalo, conosce meglio di chiunque altro, almeno insomma, diciamo che ha dato dimostrazione di saperne della materia. È competenza dell'OSCA. Se lei ha qualche suggerimento, ben venga, per l'amor del cielo, siamo tutti quanti, come dire, ma è competenza dell'OSL ed è atto di gestione. E quindi l'assessore, ahimè, non potrà che dirle questo, e ne è pienamente a conoscenza. Dal primo di gennaio rientra nella competenza del comune e quindi verranno pagati regolarmente. Non so da quanto non sono stati pagati, non è una nostra competenza, ahimè, ripeto, quindi né una nostra e nemmeno degli uffici. Quindi, però, se c'è qualche suggerimento operativo, ben venga, chiaramente da proporre a chi deve farlo, e quindi in questo caso agli uffici. Grazie, sì, sindaco. Mi ha detto cosa che sapevo. Un attimo, perché solo sì. Se è o non è diciamo soddisfatto. Sì, lo dico. È chiaro quello che ha detto, le sono le stesse cose che ho detto io. La domanda però verteva anche per capire, visto che avete avuto un incontro con l'OSL, per quanto riguarda servizi urgenti come per esempio questo, che cosa hanno stabilito di fare? Nel senso, si può pagare il famoso 30% che state pagando anche per altri servizi se non è stato già pagato? Io non lo so, sto chiedendo, ecco perché faccio l'interrogazione. Se non è stato pagato, potete intervenire con un pagamento urgente del 30%, oppure l'OSL vi ha già detto no, sul pregresso è finito quello che è finito, quello che è stato avete pagato entro dicembre, quello che dovete pagare ad oggi non si può più pagare. Quindi la domanda è chiaro che è finalizzata a cercare di ritrovare una soluzione al problema. Se non ci sono soluzioni, ne prenderemo atto, ma non so come poter risolverlo, cioè non ho la bacchetta magica, come non ce l'ha lei, non ce l'ha nessuno. Era veramente finalizzata a capire la situazione. Sì, abbiamo nell'incontro con l'OSL abbiamo sollecitato questo e altri anche di problemi attinenti alla contingibilità e all'urgenza, e si sono praticamente riservati di dare qualche maggiore dettaglio nelle prossime riunioni, nei prossimi incontri che avremo con loro. E
di loro competenza e hanno chiaramente specificato che la loro competenza è la prego.